resa dei conti è finalmente arrivato. Meno Come ti male. senti? Mi sento bene, mi sono allenato molto per questo incontro. Arrivi al 100% della tua forma? Sempre. Che match pensi di condurre? Un match dove studierò l'avversario e vedrò come si muoverà e poi attacco. Cosa pensi del tuo avversario? È arrivato preparato al match, come lo vedi? Ma lui è un professionista, lo fa da tanto tempo. Quindi sì, penso proprio che è preparato. Pensi di portarti a casa il match? Adesso vediamo, vediamo. Oggi sfidi Taurus nella tua disciplina. Pensi Sì. di potergli dare una replica nella sua, l'MMA? Quello sì, gli farò vedere che la box è diversa dall'MMA. Buon match e ti auguro Grazie. buona fortuna. Ale, il giorno della resa dei Eccoci qua, conti è ragazzi. finalmente arrivata. Come ti senti? Da Dio, vedo l'ora di salire sul ring. Arrivi al match al 100% della tua forma? Più o meno, dai, un po' di ciccio, però più o meno ci siamo. Che match pensi di condurre? Penso di fare un match pulito, senza scazzottate da bar. Devo far capire che so boxare anch'io. Proverai a chiuderla il prima possibile o accompagnerai il match? Non lo so, non faccio previsioni. Quello che dovrà accadere accadrà sul ring. Don Ali ha dato la sua disponibilità, dato che tu hai dato la tua per combattere Ok. nella sua disciplina, un giorno di poter ripetere il match ma nella tua disciplina. Ti Ok. Certo, come no. auguro buona fortuna e buon match. Grazie. Hop, hop, e muori. Bravo. Ora doppialo. Hop, hop, ci giochi. Doppialo. Hop, hop, ci giochi, bravo, ancora una. Ok. Due, poi metti il gancio sinistro. Bentornati quest'oggi nell'incontro più atteso del 2024 tra Don Ali e Taurus. Dopo una conferenza, un face to face veramente acceso, ora è arrivata l'ora del match. Questo incontro è caldissimo, è molto focoso, è molto succoso, è molto acceso. Oggi qua non ci saranno regole. Le uniche regole che ci sono quelle dell'arbitro Emanuele. Allora, adesso vi presentiamo all'angolo rosso Taurus con 0 match, 0 vinte e 0 sconfitte. Con 0 match, 0 sconfitte, 0 vinte, ecco voi Taurus. Cosa ne pensi di questo incontro? Sono carico, primo incontro di pugilato, vediamo come va. Angolo blu, Don Ali. Don Ali con 0 perse, 0 sconfitte e 0 pareggio. Don Ali, cosa pensi di questo incontro? Come andrà? Adesso vedremo, studieremo l'avversario e vedremo come andrà, perché dicono che è veramente un pazzo senza freni, quindi adesso lo studiamo un attimo. Vai, 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 vai. Chi è qua per Taurus? Si faccia sentire, non lo facciamo sentire Sì, raga, veramente. Scriveteci anche voi sotto i commenti chi vincerà questo incontro. Lascio la parola all'arbitro. Se regole valgono per te, valgono per te. Ok? Mi raccomando, non vi richiamo più di una volta. Poi dopo richiamo, togli un punto. Tolgo un punto, secondo tolgo un punto, il terzo vi squalifico. Ok. Allora, voglio un match pulito, non voglio avere slacciamento. Quando dico stop, è stop. Le stesse regole per te, valgono per lui. Se vi richiamo la prima volta, ci richiamo, la seconda, la terza vi squalifico. Qui dovete lavorare, io vedere un bel match, pulito e lavorare. Niente sbracciate o cose, testate, ok? Esci dall'angolo. Subito il busto, pronta la risposta sua, Bravo. E tu scendi giù. Vieni, Bravo, bravo, bravo. Bravo. Vento basso, copri la faccia, tieni. Vento basso anche tu, le Ok, Dani, Dani, non ti avvicinare, non ti avvicinare. Fox. Resta lungo, Resta lungo. Arriva sul gancio sinistro. Vieni, vieni. Mani. Le mani. Muovi, muovi. Pizzica. Bravo, metti il 2 non il 4. Bravo, bravo. Sì, sì. Bravo. Vai, muoviti, muoviti. Fisica. Jeb.
Più alto il destro perché arriva il segaggio sinistro. Tieni il bagnato. Bravo. Quando fai quello rientra col 2. Occhio al suo gaccio sinistro. Sotto lì. Ok, vai avanti. Non esporti troppo con la testa, tieni un punto basso, mano in alto e colpisci come stai facendo. Lui usa il tempismo, quindi devi farcela. Quasi. Andiamo, subito con le gambe e jab. Pensa ai diretti, non mettere il falso. Te lo schiva il 4, vedi? Bravo. Metti 2, 1-2 sotto, 1-2 al corpo, 1-2 al corpo, un avviso 2 al corpo. Guarda, bravo. 1 sotto, rompi i coglioni sotto. Sì, tieni il centro. Testa bossa, Ale. Sei pronto che si lancia dentro? Deva di Ale. Ok, bravo. Chiuso, non è il corpo, avvicinati con il corpo. Tieni le mani alte.
vince angolo blu. Sì! Secondo me è un po' rubata. Come mai? Boh, sì, sembra di averlo messo tante volte in difficoltà. È andato. Un po' rubata per i miei gusti, eh. Come hai detto? Ma sì. Hai preso botte. Anche tu. Ma io ero con la guardia qua, io ti prendevo in faccia. E tu no. Con la guardia. Ma te ne sei presi così, non è botte. Te ne sei presi 10 euro in bocca. Belli incontri, raga, belli incontri. Bravi. Quando, guarda come ti stai gonfiando. Ma guarda tu quanto sei gonfiato. Io ero così, tu eri così qua, a prendere le botte. Vuoi fare MMA? No, agnello. Facciamo MMA? Facciamo MMA? Sicuro? Quando vuoi? Agnello! 2 mesi? Hai visto l'agnello? Don, abbiamo assistito a un match che posso giudicare equilibratissimo, giudicato dalle azioni singole. Cosa ne pensi del match? Cosa ne pensi del tuo avversario? Allora, il match era come era previsto, perché era pesante, l'avversario pesava di più di me, ha più esperienza e quindi era previsto. Però devo dire che ho giocato come so giocare questa volta e sono fiero di me stesso. Cosa ti rimproveri come atleta e cosa ti complimenti invece? Mi complimento che sono diventato molto più sportivo e molto più rispettoso dell'avversario. Mi rimprovero solo che a volte non ascolto i maestri che mi dicono di fare certe cose. I punti deboli dell'avversario? Le gambe. I punti forti? Le braccia. Ascolta, Don Ali, il pubblico può aspettarsi un rematch in MMA? Certo. Hai il coraggio di batterti nella sua disciplina adesso? Se l'avversario non rifiuta, certo che sì. Sicuramente Crucibunia mette a disposizione un ottagono per una rivincita in MMA. Ci auguriamo il meglio per tutti e due gli atleti. Complimenti ancora. Quanto tempo ci date? Credo che da qua a 3 mesi dovrebbe svolgersi il rematch. Perfetto, allora mi inizio ad allenare. Taurus, direi match equilibratissimo, ti fa onore il fatto di esserti battuto in una disciplina che non è la tua ed aver portato a casa secondo me un match equilibratissimo giudicato dagli episodi. Ok, cosa ne pensi? A parer mio un po' rubato perché io ci avevo quasi trovato KO, mancava poco, se continuavo che non suonava la campana secondo me ancora se ci davo ancora dentro usciva un bel KO, però vabbè. Cosa ti complimenti e cosa ti rimproveri? Come atleta. Mi rimprovero di aver messo colpi sporchi da MMA e non da pugilato, però io ho fatto il mio. Del tuo avversario cosa pensi ora che vi siete affrontati sul ring? No, bravino, non ha il colpo pesante, mi aspettavo avesse il colpo più pesante, però bravo, comunque pugilisticamente bravo. Il pubblico può aspettarsi un rematch in MMA? Sì, come no. Ce lo auguriamo tutti, complimenti, grazie. Ci hai davvero stupito. Grazie. Bravo! Allora ragazzi, è finito il match, volevo ringraziare, fare un ringraziamento speciale agli sponsor che hanno investito in questo progetto perché ci credono. Ringraziamo BLN Community e Andal per queste felpe, grazie mille e ci vediamo alla prossima. In BDM è spinta, eh? Hai visto come è spinta? Bravo, bello, veramente bello.